previsto dalle normative internazionali che i marittimi abbiano formazione e addestramento anche per prestare un primo soccorso sanitario qualora a bordo ci sia un infortunio o una necessità di intervento. L'ULS 3 Serenissima è il punto di riferimento nel nord-est per la formazione di marittimi e naviganti perché siano in grado di gestire i soccorsi a fronte di un'emergenza a bordo. Tra i compiti dell'USL c'è, oltre allo stato di benessere fisico, anche quello psichico e sociale. E con questo tipo di corso noi in termini sociali offriamo l'opportunità a tutte le persone che si devono imbarcare, che devono avere i requisiti idonei per l'imbarco, di entrare in possesso delle certificazioni necessarie per svolgere questo lavoro. E direi che è uno dei nostri compiti che svolgiamo in maniera, direi, molto orgogliosa insieme alle altre istituzioni del territorio tipo l'USMAF, quindi la sanità marittima e aerea, e alla Capitaneria di Porto. Avere un infortunio o un malato a bordo di una nave mercantile, soprattutto se si tratta di condizioni gravi, è un intervento dal nostro punto di vista complicato, perché non è come chiamare un'ambulanza che in 5-10 minuti arriva un intervento di un sanitario professionista che sa come agire. Spesso ci capita di dover intervenire in situazioni in cui la nave dista ore di navigazione in condimenti o magari anche avverse. Sono centinaia i marittimi e i naviganti che, grazie ai corsi proposti dall'ULS 3, si garantiscono le certificazioni necessarie per continuare a navigare, altrimenti non potrebbe essere. I corsi sono denominati First Trade e Medical Care e si differenziano proprio per quella che è, non solo per quanto riguarda le ore previste per ogni corso, ma per quelli che sono i contenuti che vengono trattati all'interno di questi corsi. Nel triennio 2021-2023 circa 450 sono stati i marittimi e i naviganti che hanno partecipato ai corsi. Solitamente insegniamo le tecniche base, che sono saper trattare e gestire un soccorso con quello che hanno a disposizione. Non tutti possono avere dei materiali avanzati per il trasferimento, quindi insegniamo loro a utilizzare anche il buon senso e l'intelligenza. Sapendosi adattare, loro possono tranquillamente capire cosa hanno a bordo e cosa poter utilizzare per affrontare un soccorso in maniera corretta. E soprattutto per quanto riguarda il corso superiore, che è il Medical Care, fanno attività anche all'interno delle sale operatorie, fanno attività all'interno di un pronto soccorso. Chiaramente non sono loro che intervengono, ma almeno vedono la tecnica. In questa scuola abbiamo anche un'area simulazione per poter simulare, senza mettere, passatemi il termine, le mani materialmente su un paziente, ma poterle addestrare poi a metterle in maniera corretta.